e ho assolto una richiesta dei loro fan. Mi hanno detto: per favore, puoi baciarle, puoi portare un bacio a tutte loro. Io da parte vostra l'ho fatto molto volentieri. Eccole qua. Allora, vediamo se hanno l'auricolare. Benissimo. Benvenute amiche Spice. Allora, siete in Italia da 3 giorni, avete partecipato a Fantastico. Ieri, giornata libera. Che avete fatto? Avete riposato? Avete fatto spese? We went shopping! Siamo andate a fare spese. Ah, sì? E che cosa avete comprato di bello? Io ho comprato questo. Bellissimo, molto bello, complimenti, eh? Ecco, un primo piano, sì, ecco. Vedete? Grazie. E se qualcuno si offre, mi piacerebbe averne uno vero. Jerry. Qualcuna invece è andata in giro per locali e vi voglio dire una cosa. Ci siamo divertite da morire. Un'esperienza fantastica con gli uomini italiani. Ah sì, qui viene proprio classico chiedere in che senso, Jerry. Vabbè, no, è meglio di no. Non traduca. Ecco, va bene. Allora, ragazze, cosa si prova ad essere le 5 ragazze più famose del mondo? Vittoria risponde. È assolutamente fantastico, una sensazione straordinaria. Tra l'altro vogliamo veramente ringraziare tutti i nostri fan che stanno là fuori, senza di loro siamo nulla. Grazie veramente. Ce ne sono tanti che purtroppo per motivi di sicurezza non abbiamo potuto far entrare, ma le hanno viste arrivare. I tell you what, dico una cosa, i nostri fan italiani sono pazzi e per noi questo è fantastico. Devo dire che in Italia abbiamo avuto l'accoglienza più calorosa mai avuto, veramente l'Italia è stato numero uno, grazie. Io credo che possiamo dire che l'Italia sarà la nostra seconda patria, veramente. Ah, sentite che affetto che hanno per noi queste ragazze, obiettivamente accolte alla grande, come peraltro sono in tutto il mondo, in 31 paesi sono state prime in classifica per tutto l'anno. Sulle ragazze, sulle teenager, voi avete un potere illimitato. Siete coscienti di questa grossa responsabilità che avete? Vi ritenete un buon esempio per queste ragazze che vi amano? I think there's five of us, you know, we're all different. Siamo cinque, siamo ognuna diversa dalle altre. E noi soprattutto diamo un messaggio positivo. Diciamo che è importante godersi la vita, riuscire a divertirsi e fare del proprio meglio. Positività e divertirsi, questo è il messaggio. Tutti i nostri pezzi poi sono basati sulle nostre esperienze personali. Parliamo. Our music is very important to us. I know, we talk about safe sex, non so, avere amicizia, praticare sesso sicuro. L'amicizia credo che sia la cosa più importante ed è quello che ci ha permesso di rimanere sempre unite. 18 milioni di dischi, una cifra altissima, col primo album che come sapete si chiama Spice, e secondo Forbes loro sono al 32esimo posto nella lista delle persone più ricche del mondo dello spettacolo, pensate, prima di Michael Douglas e prima di Kevin Costner. È stata dura la strada del vostro successo, ragazzi. Ma non si possono credere tutte le cose scritte sui soldi. Devo dire che è stato duro, ma ci siamo divertiti sempre, nonostante le difficoltà. Noi peraltro abbiamo adesso il piacere di aiutare anche le nostre famiglie con quello che guadagniamo. Sono sempre state al nostro fianco. Ma certo, se fosse facile lo farebbero tutti. Noi siamo ragazze degli anni 90, capito? Avete cominciato a fare concerti dal vivo solamente da ottobre, credo a Istanbul avete cominciato. Perché avete aspettato così tanto tempo per confrontarvi direttamente col vostro pubblico? Diciamo che avevamo molte cose da fare, è uscito il nostro primo album, stavamo lavorando al nostro film, stavamo lavorando sul secondo album, avevamo tante cose da fare, ma volevamo assicurarci che il primo concerto fosse giusto. Abbiamo fatto molte prove, abbiamo messo insieme tanti pezzi nuovi, insomma abbiamo veramente fatto di tutto per dare un bello spettacolo. Comunque a febbraio inizia la nostra tournée mondiale, quindi verremo anche qui in Italia, su questo non ci sono dubbi. Benissimo, avete visto che gioca una squadra,
giocano a squadra, ognuna sente giustamente di aggiungere qualche cosa alla risposta dell'altra. Una domanda delicata che riguarda un grande gruppo del passato, l'inglese. Vi aspettate un giorno di essere nominate baronette come successe del 65 ai Beatles? I don't know. No, per niente. Beh, non sarebbe male, dai. Ecco, potrebbe essere un onore. Voi siete affezionate alla corona. I think any comparison to the Beatles is flattering. È chiaro che se ci si confronta ai Beatles in qualunque modo, questo non può che fare piacere, perché sono stati straordinari. Per quanto riguarda la famiglia reale, abbiamo incontrato il principe Carlo, il figlio Harry, e sono fantastici. Devo dire che sono diventata amica del principino Harry, e ad Emma piace molto il principino William. Diciamo che siamo in ottimi rapporti col futuro re, siamo anche buone amiche di Charles. Insomma, vi è piaciuta talmente la famiglia che poi Jerry ha dato il famoso pizzicotto al principe Carlo. E lui, esatto. Lui come ha reagito? Come ha reagito Jerry? La filosofia delle Spice Girls è questa: alcune di noi, insomma, sono un po' così sfacciate, trattiamo tutti allo stesso modo. Magari potrei dare un pizzicotto a te. Per me dare un pizzicotto a Carlo era normale, era un uomo come tutti gli altri. Ecco, ho fatto io quello che volevi fare tu, dai. Ha fatto Vittoria, vabbè, grazie per... Oh, un'ultima domanda, poi c'è una piccola sorpresa. Devo dire che era un bello sodo come... Ah, grazie. Cosa volete, ragazzi? Ho fatto flessioni per 2 settimane per questo momento. Pensate di essere belle? You know what? Beauty is in the eye of beholder. Non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace, come si suol dire. Noi siamo 5 ragazze, è normale, non è che siamo delle top model. Bisogna cercare di valorizzarsi al meglio, no? Ma comunque, se la gente piacciamo, bene, è quello che conta. Perché siamo ragazze normali, non siamo perfette, non siamo secche. E questo è giusto, perché sono tante ragazze che sono come noi, cerchiamo certo di valorizzarci. Non è necessario essere magrissima e altissima per essere perfetta. E questo è giusto, è anche bene per le ragazze. Inoltre, quello che conta è quello che hai dentro. Insomma, il resto è luscio. Quello che conta è dentro, e dentro siamo tutte belle, siamo tutti belli. Oh, e adesso c'è una sorpresa. Non so, eccola qua. Tra tutte le ragazze che hanno fatto domanda di incontrarvi, ne abbiamo sorteggiata una, eccola qua, si chiama Chiara. Ciao Chiara. Con sua mamma Sandra, lei era una fan dei Beatles, eravamo, condividiamo questa antica passione. Eccola qua, è il momento. Prego. Hello. È il momento. Ciao. What's your name? Io sono Chiara. 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 Ciao Chiara. E Chiara adesso sbiglia, attenzione. Ciao. Ciao. Hello. What's in there? Prego, ma signora. Cos'hai là dentro? Che cos'hai là dentro? È un regalo per voi. Oh. Okay. Chiara, non ti preoccupare, sei arrossita in una maniera... Ciao. Chiara, sei contenta? Sì. Sei molto invidiata, è proprio il notaio che ha sorteggiato il tuo nome. E adesso, grazie, siete state molto carine anche a raccogliere in questa maniera affettuosa. Chiara, hai la possibilità di fare una, se vuoi, anche 2 domande alle tue, ai tuoi idoli. Prego. Allora, volevo sapere come possiamo fare a convincere le nostre mamme a farci fare tatuaggi e piercing. Mamma mia, signora, scusi. Scusi, la bocciamo subito. Devi aspettare, credo. Aspettare almeno ad avere 16-18 anni, dopodiché puoi decidere da te e puoi decidere se veramente lo vuoi. Perché sai, il piercing o il tatuaggio lo devi veramente volere, perché lì rimarrà per tutto il resto della tua vita, quindi... Chiara, hai un'altra domanda per loro oppure ti ritieni soddisfatta? Volevo sapere che cosa facevate a 12 anni. Ma proprio giorno per giorno? No. Io ero iperattiva. Eravamo tutte iperattive, un po' cattivelle. Ah no, tu no. No, io ero brava, ero molto stupida, devo dire. Facevo molto sport. Io studiavo molto, peraltro. Well, I was quite
Io studiavo, sì, però dall'età di 12 anni che mi tingo i capelli. Insomma, eccentriche. Ecco perché le cadono i capelli ormai. Un giorno mia madre è tornata a casa e mi ha trovato con in mano il decolorante per capelli a quell'età. Meglio parlarne con la mamma, magari ti aiuta. Tutto sommato la mamma è sempre la tua migliore amica, ecco perché abbiamo dedicato il nostro pezzo alle nostre madri. Voglio dire una cosa. Noi crediamo che essere madre faccia parte del girl power, è il lavoro più duro al mondo, quindi forza mamme. Mi pare che siano delle risposte estremamente di grande sensibilità. Siamo a posto, abbiamo rinviato il problema. C'è un regalo, credo, vero Chiara? Io voglio sapere cosa hai là dentro, in quel raccoglitore. Cosa c'è là dentro, no, dai? È un regalo per voi che abbiamo fatto io e mio padre in diversi mesi. È un CD-ROM per il computer dove ci sono... Excellent! Fantastico! Grazie! Ci vuole stare le cose che potete fare. Ecco, bellissimo che stanno usandolo. Chiara, vuoi salutare i tuoi amici per caso, visto che sei qui, Chiara? Sì. Perché non saluti i tuoi amici, dai? Volevo salutare mia sorella Elena e poi le mie migliori amiche che sono Marta, Laura e Cristina. Ecco. Oh. Naturalmente noi dobbiamo salutare anche tutte le altre ragazze che ci hanno scritto in redazione sapendo che le Spice Girls sarebbero venute. Purtroppo per motivi di sicurezza non abbiamo potuto far venire nessun'altra minorenne qui, abbiamo chiesto, ma non è stato proprio possibile. Scusateci tanto, tra poco le Spice Girls con il loro ultimo grande successo. Jerry, vuoi dire una cosa prima della pausa, posso? Volevo solo dire che alle 5 fuori dal nostro albergo saremo lì, quindi se siete il nostro fan venite. Saremo all'Hotel Eden alle 5. Sembrava un comizio elettorale, per fortuna che non si è presentata oggi nelle città dove si vota. Grazie, ci vediamo tra poco con le Spice che si preparano a Spice Up Your Life, a tra poco! Prepariamoci, grazie. Grazie a lei. Eccoci qua, ho l'onore e il piacere di essere tra le Spice Girls. E sono pronto. Non merito tutto ciò. Yes, thank you very much. Allora, there is a last question for you. L'ultima domanda per voi, from some guys, some boys, alcuni ragazzi qui. Is there someone special? 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 Yes, in your lives at this moment? Yes. Noi 5. Ah, perfetto, non ci diranno se sono innamorate. Non ce l'hanno detto. E a questo punto, con il loro brano di grandissimo successo in questo momento, Spice Up Your Life, le Spice Girls. Feeling sad and low, we
The Spice Girls, che torneranno tra non molto, entro un'ora di nuovo con noi, The Spice Girl. A dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Mel C, Mel B, Victoria, Jerry, Emma, arrivederci. Sono andate. Wow. È inutile che fate quella faccia. Sono... per questa Too Much da Spice World. The Spice Girl, I have for you some gift, alcuni omaggi dai vostri fan, glielo ho consegnati, solo alcuni, altri glieli daremo dopo. Arrivederci. Well, you will come back, quando tornerete? We wanna come back soon. Appuntamento alle 5 all'Hotel Eden. Always together, sempre insieme. Sempre insieme. Ecco, così. See you later. A dopo, ragazzi. Vi salutano. Ciao, grazie alle Spice Girls. A presto. In bocca al lupo per The Spice World. Ciao, ciao. Eccole qua. Oh. Ciao ragazze, bye bye.
We wait for you. Sono andato. The dream. Stavo